Ciao a tutti e a tutti ragazzi e ragazze. Come avevo promesso, questo sarà il video pre-trasferimento dove prepariamo tutto, spostiamo tutto e quindi insomma ci prepariamo un pochino. Ho una lista sul telefono che mi sono fatta nel corso di questi mesi. Ogni tanto appunto che magari vedevo una cosa, mi ricordavo una cosa, la aggiungevo perché sennò poi io mi scordo. Praticamente la mia cosa era prendere tutte le cose della lista, eccola qua, cose da portare in Corea, comprese ovviamente le cose del cane, alcune cose tipo cibarie che magari lì non trovo, anche se in realtà non voglio portarmi troppe cose, cioè vorrei tipo da subito abituarmi a non avere niente, però non voglio portare cibi, perché poi una volta che ce l'hai, ma sei lì e ti finiscono, ti attacchi, quindi meglio no, strappare il dente da subito. Però ho preso la pasta col pesto da portare a Ross, perché giustamente dopo che ci ospita, perché il primo periodo starò un po' con lei, è il minimo insomma. Infatti cosa ho fatto? Qui c'è un cassetto con un po' di cose. In realtà mancano ancora tantissime cose, però abbiamo un po' di medicinali, questo è l'antiparassitario di Amarok, la pasta al pesto, deodorante, dentifricio, questo l'avete visto, saponi, questi sono i fire stick da attaccare alle televisioni, questo lo devo portare a Ross, anche perché il mio piano in realtà è folle. Infatti io volevo fare tutto il giorno prima, io parto lunedì, quindi volevo fare tutto domenica. Non posso tenere le valigie insomma in mezzo perché mi danno fastidio, tutte le persone mi stanno prendendo per pazza per fare questa cosa appunto all'ultimo minuto. Però una volta che è tutto organizzato devi solo mettere all'interno, magari sarà più semplice. Il problema è che comunque già mi devo portare un sacco di cose. Primo passaggio di oggi, devo appunto prendere i vestiti che ho sopra, quindi fare una sorta di cambio armadio e vedere le cose appunto estive che mi devo portare, quindi oggi facciamo questo. Devo anche fare una cernita ovviamente delle cose, perché io in teoria mi sarei voluta tenere due valigie per quanto riguarda i vestiti veri e propri, sperando che insomma mi entrino, perché poi tra cose estive e cose invernali pesano i vestiti. Per ora tiro fuori quelli, almeno li metto a lavare, che sono cose che magari stanno lì da più tempo e hanno quell'odorino un po' di chiuso, no? Intanto non ci fate caso, io mi guardo Hunger Games di sottofondo. Allora, qui ci sono tipo tutti i pigiami. In realtà non voglio portarmi troppi pigiami perché non ha senso. Vabbè, io tiro fuori tutto. Questa però è di Sailor Moon, c'ha senso. Tanto vivrò da sola, posso pure andare in giro in mutande, sincera. Pure quella di Busan. Ecco dove l'avevo messa. Mi sento così. E voi? Queste sono in palette da quando ho scoperto che sono una soft summer. Cioè, io sto già impazzendo, non ho fatto niente. Poi, avendo la concentrazione di una nocciolina, capite bene che questo è un problema. Vediamo quante di queste cose verranno con noi. Questo è il primo contenitore, queste sono le cose che lascerò qui. E tutte queste dovrei portarle, insomma, in teoria è in programma. Quindi intanto le metto a lavare. Altro giorno, altra sistemazione di oggi. Ho portato giù, diciamo, tutte le valigie che appunto mi serviranno. Non avevo mai fatto caso che questa qui è quella che ho sempre usato per i miei viaggi, è la più piccola di quelle che ho finora. Questa era quella che avevo preso in Corea l'altra volta e quelle due le ho prese appunto da Primark più recentemente perché non volevo spenderci un accidente. Quello che vorrei provare a fare oggi è sistemare una valigia, cominciando a mettere i prodotti beauty ancora chiusi, alcune cose di makeup che comunque dovrò rappare nel cellophane, quindi sì, devo fare un lavorino un po' certosino, mentre l'altra metà della valigia ci saranno i vestiti, e farò questa cosa per due delle valigie, almeno i prodotti non sono tutti in un'unica valigia, non c'è il pericolo che si possano danneggiare ancora di più, quindi attutisco appunto la metà con i vestiti, almeno fanno un po', no, di gioco. Vediamo cosa uscirà fuori. Questa qui credo la terrò per le scarpe. Qui abbiamo il nostro assistente che ci ha già aiutato stamattina a fare la copertina del video, vero? Abbiamo fatto la foto con le valigie, con scritto ci trasferiamo in Corea. Cosa succede? Può far cambiare idea perché le alice. Avete visto intrappolare i mobili dentro o se è escluso? Purtroppo avevo sottovalutato il tutto. Cioè, nel senso, questa è una parte dei vestiti che per carità ho liberato, come vedete, una metà, ma è soltanto delle cose appese. Quindi la mia idea sta cominciando a collassare lentamente, mentre qui sto dividendo tutti i make-up in
pochette. Ecco anche perché ho fatto questo mega decluttering nel corso di appunto questi mesi. Qua ho preso tutte le palettine, ho preso le cose lì da quella cassettiera. Poi devo uscire le ciglia finte e devo finire di prendere queste robine qui. Il mio problema è che peseranno tipo tantissimo, quindi sarà molto interessante. Se nelle valigie si potesse portare tipo tutto quello che entra, indipendentemente dal peso, non starei con il problema. La cosa è che non voglio pagare gli eccessi, perché con Korean Line con cui parto sono folli. Già ho pagato tanto per aggiungere ogni singola valigia. Ora farò una prova e comincerò a pesare la valigia così com'è. Il massimo sono 23 kg. Secondo me li ho già toccati abbondantemente. Stavo morendo già solo per tirare questa giù dal letto, quindi direi che il presupposto è ottimo. Questo acquisto migliore della vita è il pesavalige. L'ho preso su Amazon ma tipo un sacco di anni fa, lo porto ovunque sempre. Quindi questo si appende diciamo qua al manico, che spero regga. Una volta che starò lì dovrò fare diversi spostamenti, perché come vi ho detto io il primo periodo sto da Ross, poi devo andare alla casa dove starò per altri 2 mesi e poi ritrasferire tutto nella casa definitiva. Ecco qua, e infatti come previsto 28 kg! Siamo un attimino in eccesso, quindi no, devo bilanciare meglio la questione. 6 ore dopo sono ancora qui, credo di avere un problema, un grande problema ragazzi, perché ho già riempito 3 delle 4 valigie, 2 hanno raggiunto il peso, la terza che è quella grossa che vedete lì dietro mi ero scordata di mettere le giacche, i giacchetti eccetera, e già solo con quelle sono 19 kg, ma io devo ancora mettere le cose estive a mezze maniche, pigiami, mutande, tutte quelle cose lì. Appena ho le cose pulite, poi mancano gli accessorini, il make-up in teoria l'ho messo tutto, quindi quello basta che sposto qualche pochette o qualcosa. Poi devo assolutamente, perché devo assolutamente trovare posto o a questo punto trovare il giusto peso dove inserire il proiettore. E per chi mi chiederà, perché sono sicura che qualcuno me lo chiederà, Ila ma tutte le cose, il merch, ovviamente rimarrò qui. Cioè vi pare mi metto a portare tutta sta roba? Ora con tutto il bene, no? Qualcosina, quello che riesco. Intanto rapido check, almeno tra le cose che ho qui, cioè il lettore DVD proprio, se non pesa, lo elimino direttamente. Fire stick, ok. Caffè solubile, no. Gocce per zuccherare, ok. Dentifrice, ok. Ecco anche la spazzola per i capelli. Cavo HDMI, ok. Apple TV. Mi devo ricordare il secondo telefono per la scheda italiana. Ah, ovviamente io ho fatto la patente internazionale, cosa che non ho ancora detto. Io guardatemi come ero propositiva. Salviette cane, croccantini, antipulci. Questo l'ho preso. Medicine varie le devo prendere. Federa seta cuscino. Questa la devo lavare. Metro per misurare. Non mi chiedete perché ho scritto questa cosa. Cioè, a cosa mi può essere utile? Però se l'ho scritto vuol dire a qualcosa mi era utile. Devo assolutamente togliere un po' di queste giacche. Cioè, in questa parte della valigia ci sono solo giacche, cardigan, giacchetti, queste cose qua. E devo ancora mettere quelle cose che mia madre mi ha stirato e rilavato. Che sono tutte le cose estive, mezze maniche, eccetera. Che comunque mi serviranno perché già fa caldissimo a Seul, da quello che mi dicono. E quindi devo togliere assolutamente qualche giacchetto. Cioè, le brutte le comprerò lì. Io volevo tentare di portare più cose possibile, così da comprarne poi il meno possibile una volta che ero arrivata lì. Ma forse questo piano non mi ha permesso. Quindi, ora, avevo portato tipo questo che è una sorta di trench. Chi se ne frega, via. Questa qui è una felpa nera normale. Pesa più questa che la mia vita probabilmente. Però forse me la posso mettere addosso da portare sull'aereo. È l'unico modo che trovo per sopravvivere. Poi queste sono quelle che non si tolgono. Questa è quella di JK. Questa è quella di Yet2Com. Idem questi pantaloni. Cioè sono queste cose che pesano però che fanno te le porti. Questo è il mio maglioncino da casa preferito. Lo voglio. Cioè non esiste proprio. Questa giacca jeans la voglio. Anche se pesa pure questa. Qui ci sono altri trucchi che ho mischiato in tutte le varie valigie. Cardigan, cioè che fai, non ti porti un cardigan di questi giganti che io ci vivo? Potrei evitare di portarmi questa, ma io va, qualcuno la porterà. E questo è un altro cardigan. Credo dovrò decidere tra questo e quell'altro. Adesso allora, forse per voi sarà strano, ma io devo assolutamente portarmi le mie tisane, perché lì ci sono, ma ovviamente non ci sono le mie. Quindi mi sono presa un po' dei miei tè. Per altre cose preferisco un taglio netto, ma per questo non ci riesco.
riesco. Poi abbiamo alcune tisane, ho preso questa e queste qua sono le mie preferite, quella digestiva della Lidl, cioè vi giuro la cosa migliore del mondo. Metto tutto in queste bustine, anche perché poi vedete queste sono aperte e non mi va di portare la scatolina. Poi questo qui anche è l'unica cosa che mi porto, lo sapete che io non bevo il caffè, ma la mattina tipo mezzo cucchiaino di questo ce lo metto sempre. Poi mi fa troppo ridere perché questi giorni Ami è triste perché vede tutte ste valigie, no? E giustamente lui associa le valigie al fatto che io me ne vada. Però questa volta non sa che viene con mamma. È vero? Ma lo sai che vieni con mamma? Dove andiamo? Dove andiamo? Dove ti porto? Siamo ad un punto abbastanza cruciale. Sto rivedendo un attimino il make-up perché sostanzialmente se io non avessi avuto il make-up, facciamo un piccolo gioco qua con queste due palette, visto che tanto non mi serviranno mai tutti questi colori, quindi mi tengo quelli che appunto vorrei portare. Più che altro devo capire se ho tipo delle cialde uguali, tipo queste due sono la stessa, oppure gli illuminanti tipo questo rosa che già ho portato da un'altra parte, e questi li lascerò qui. Poi ho tutte queste altre cose che però non posso togliere, cioè pesano un sacco ma non le posso togliere. Le palette queste di Anastasia, forse però questa posso non portarla. Cioè guardate, queste io le avevo tutte portate all'inizio, poi le sto togliendo per farvi capire. E qui ci sono tipo i glitter, gli eyeliner, tutte quelle cose là che ho già smistato, quindi non si toccano. Io provo a mettere l'Apple Tag, anche se l'altra volta non funzionava in Corea. In questo caso sono 23 esatti. Bravo a me, forse è l'unica valigia finora che pesa esattamente il peso che dovrebbe. Alla fine sono riuscita a mettere quasi tutte le scarpe, ne ho tolto tipo 2. Quindi sono abbastanza soddisfatta di questa valigia. Questa è la soluzione finale che mi è venuta in mente. Praticamente mettere tutti gli eccessi di peso in questa qui. Così male che va riesco, uno, ad aprirla semmai a togliere qualcosa, due, se devo pagare l'eccedenza almeno pago di un bagaglio solo e basta. Quindi queste adesso le ho pesate tutte e sono tutte da 23 barra insomma tipo 23 qualcosa. Questa presumo peserà tipo 26 forse. Quindi vi faccio vedere un po'. Lì ho messo le mutande e i calzini, qui le mezze maniche e i pigiami. Poi ovviamente sono tutte cose miste, cose sportive, reggiseni, eccetera eccetera. C'è di tutto e di più, diciamo questa è la valigia un po' più mista, perché qua alla fine poi ho messo anche i caricatori. Stavo già facendo l'errore di lasciare qua il power bank. Poi vi faccio vedere perché volevo portarmi tutte le scarpe, ripeto, ma alla fine ho dovuto togliere queste Converse, le Birkenstock e queste Vans, che sono pesantissime, voi non avete idea. Queste qui le metto invece per partire, che sono gli UGG. E ho dovuto togliere anche le Dr. Martens, perché queste anche pesano tantissimo. Queste qua mi dispiacciono tantissimo perché sono comodissime, potevano essere fighe, carine e coccolose, ma ce ne faremo una ragione. O se proprio le vorrò, raga, una certa le ricomprerò, non lo so. È che proprio sto impazzendo per capire come incastrare. Questa è l'unica soluzione migliore che mi è venuta in mente. Tiè, becca qua, 100 kg di roba. Se c'è Julie, non so quando viene, cioè mi viene a salutare, però non so se prima o dopo le valigie, perché poi sapete che l'orario del parcheggio, tutto un casino lì a Fiumicino. Quindi se c'è Julie poi mi faccio fare una ripresa, senza essere arrestati, che magari riprendiamo le hostess e cose strane. Secondo telefono ho preso, medicine varie, ok. Cose bagno, spazzole, piastra, sì. Cavo iPhone ho preso, ecco l'unica cosa è le ciabatte. Le ciabatte devo capire. Forbici, capelli ok, collane ok. Ok, c'è tutto. Mancano soltanto le ciabatte. Che ovviamente io vorrei portarmi queste qua di Cookie. Però con la scusa poi questo lo compro lì, questo lo compro lì, questo lo compro lì, non voglio dover arrivare e sperperare sulla qualunque. Quindi per quello che sto cercando anche di fare tutti questi giochetti, queste cose. Comunque sono le 5 meno un quarto. Tra un po' mi inizio a vestire. Dovrò mettermi appunto una cosa sopra l'altra per forza. E poi mettere il computer. E stavo guardando Mulan mentre che sistemavo tutte le valigie. Quindi ora poi finirò di vedere questo e metto il computer. Con il cavo e tutto.